Diciamo addio a questi capelli lunghi. L'avevo fatti veramente corti. Adesso hanno perso completamente la forma che mi aveva fatto la parrucchiera perché c'era vento, sono tornata a piedi e quindi li ho legati e si sono un po' sminchiati. Raga, questa è camera mia in questo momento perché sto sistemando l'armadio e non so come dentro quei cassettini c'era tutta sta roba. Ovviamente la carta decente che si può riutilizzare l'ho tenuta, mentre questa roba qui è tutta roba o pasticciata o comunque che era tutta cartocciata. Penso si veda sia dal colore della mia pelle sia dei miei occhi, ma non mi sento benissimo. Non capisco che cazzo di problemi ho. Mi sento un po'. Ora finisco di sistemare sto porcile. Spero di metterci meno di un'ora. Ma perché faccio queste cose? Nel mentre mi sto guardando Riccardo Dose che fa tutte le esplorazioni. A me queste cose mi fanno cagare addosso. Cioè, dico sempre che non credo ai fantasmi, che non credo a niente, però vi giuro, quando vedo queste robe, un po' il brividino matto arriva, ve lo dico. Oggi pomeriggio mi sono arrivati dei pacchi da Amazon, ma mi sono dimenticata di aprirli, quindi li apro adesso. Magari a qualcuno interessa, non lo so. Nel primo, una beauty blender. Poi ho preso un primer. E infine un termoprotettore di questa marca qua che a me piace un botto. Raga, buongiorno, sono le 10 ed è già il secondo giorno che mi sveglio così tardi, quindi mi sto innervosendo. A me piace un sacco svegliarmi presto, cioè, ma anche se non devo fare niente, l'idea di svegliarmi presto mi piace di brutto. Nervoso, il punto è che non riesco più a svegliarmi presto come prima, perché la notte non riesco a dormire. Prima che mi addormento, ma poi mi sveglio di continuo di notte e non riesco più a riaddormentarmi. Ieri mi sono svegliata alle 4 e mezza del mattino e mi sono riaddormentata alle 7, raga, perché non avevo più sonno alle 4. Ma com'è possibile non avere sonno alle 4? Proprio mi sveglio ed è come se fossero già le 10 del mattino, che voglio iniziare a fare, voglio svegliarmi, alzarmi, far colazione. Comunque, raga, scusate la faccia, ma io com'è che mi sto facendo vedere? Ma che vergogna. Allora, tralasciando il fatto che mi sono già pentita di aver tagliato i capelli così corti, ma comunque, è da 2 settimane che ragiono su una cosa che in realtà dovrebbe essere, in teoria penso dovrebbe essere un po' scontata. O per alcuni di voi sarà sicuramente scontata. Mi sta aiutando un sacco il pensare al fatto che la visione delle persone intorno a noi non è oggettiva, ma soggettiva. Magari può essere veramente d'aiuto a qualcuno, perché a me è stato un botto d'aiuto sta cosa. Bisogna iniziare a pensare che se una o due persone intorno a noi dicono o pensano una cosa, questo non vuol dire che sia il pensiero dell'intero universo, di qualsiasi persona intorno a noi. Vi faccio un esempio. Può succedere che uno ha scarsa autostima perché Marco e Luca gli hanno detto che è un cesso. E noi ci focalizziamo sul fatto che quelle due persone stiano parlando oggettivamente, o perlomeno io ho sempre ragionato così, cioè se quello mi dice una cosa vuol dire che la pensano tutti. Dobbiamo iniziare veramente a pensare al fatto che lo dicono solo Marco e Luca. Se tu sei un cesso, ok, ma per Marco e Luca, magari per altre persone, ad esempio per Gianluigi, sei la più figa dell'universo. Alcuni di voi sicuramente diranno che è il ragionamento un po' della minchia, perché magari ragionate già così, ma soprattutto per chi. Che schifo. Soprattutto per chi ha poca fiducia in se stesso, poca autostima. Cioè, è un ragionamento che se inizi veramente a viverci questo ragionamento, ti svolta la visione della vita. Questo video uno mi dice che video di merda che fai. Va bene, ma per te, bro, nel senso, per altre persone no, appunto, perché altrimenti non ci sarebbero commenti positivi. E può succedere che in alcuni casi ci sia una visione che può sembrare oggettiva perché magari tante persone sono d'accordo con questa cosa. Ad esempio, a me viene in mente un bullismo di classe. Magari 10 persone dentro la classe ti bullizzano, ti dicono che sei brutto, che sei stupido, i peggio insulti. Però obiettivamente a dire questa cosa sono 10 persone su 8 miliardi. Quindi che cazzo te ne frega? E bisogna un attimino imparare a focalizzarsi più di quello che pensiamo noi di noi stessi e un po' meno delle boiate che dicono gli altri, perché gli altri possono dire qualsiasi cosa, ma se noi non le pensiamo, se per noi non sono così, alla fine sono cazzate. Quindi perché dobbiamo andare a pesare cazzate? Il bello è che io adesso ne parlo così, ma poi se uno mi dice qualcosa di negativo, ci piango 8 giorni. Però vabbè, raga, l'importante è provarci, poi magari è d'aiuto a qualcuno. Io sto cercando di utilizzare questo metodo. Ovviamente non è facile se per 22 anni ho usato un modo di pensare errato. E secondo me a questo si ricollega la questione dell'accettare il fatto che non possiamo piacere a tutti, né esteticamente né caratterialmente. Esteticamente ci sarà sempre quello che pensa che siamo un cesso, che siamo brutti, e anche a livello caratteriale ci sarà quello che pensa che sia antipatico, che sei stupido. Non ci sarà mai una visione oggettiva di te, quindi bisogna accettare il fatto che a qualcuno siamo sui coglioni, che qualcuno in questo momento ci sta odiando. Lo accettiamo, lo sappiamo. Abbiamo e ce ne sbattiamo, come disse un giorno Topolino, il topo cazzo. Sono
sono le 6 di sera e sto sistemando il giardino da stamattina alle 11 e ovviamente mi sono fermata per pranzare, per fare merenda, perché o non vedo anima viva per 2 mesi o decido di invitare 14 persone qui a pranzare a caso. Domani vengono qua a casa mia a mangiare un po' di amici, solo che non sistemavamo il giardino da tutto l'inverno, quindi c'era tutto da pulire, da sistemare. Mi manca ancora da pulire e sistemare tutta la casa praticamente. Quindi adesso faccio la cucina, poi ovviamente qualcosa la lascio domani perché raga mi sta venendo un esaurimento. Raga, stavo editando questo video qua che voi state guardando. Mi rendo conto che ho proprio nelle clip una voce che fa cadere le palle. Io normalmente sono un po' più attiva, cioè sono un po' più... Il problema è che non ho energie, cioè sono debole, non mi sento bene. Quindi spero che tutti gli integratori, la roba che sto prendendo faccia un po' effetto perché mi sono rotta. O inizio a bermi 2 litri di Monster prima di registrare un video. Dovete avere un po' di pazienza, magari tra 2 settimane mi si riattiva il corpo. Guardate la mia pelle, sembro la pimpa, raga. Minchia, buono. La mamma mi compra l'uovo anche se ho 45 anni. No, non voglio questo. Io voglio le wings. Ma veramente? Ho le wings e le benjivis. Non ti vergogni? No. Alla fine ho preso questo. Buonasera raga, mi fa un po' strano dire buonasera con questa luce che entra dalla finestra, ma sto godendo di brutto. Non vedo l'ora che iniziano a fare 42 gradi all'ombra. Che poi adesso dico così, in realtà poi mi lamenterò perché fa troppo caldo. Io mi lamento troppo. Ho una notizia da darvi, ma ancora non è sicuro proprio al 100%. Però vabbè, io ve lo dico comunque. Praticamente, forse, io e il mio ragazzo faremo un viaggio. Non a brevissimo, però non manca neanche troppo. Nulla, sono felice, raga. Perché almeno faccio dei video in un posto diverso. Anche perché io, secondo me, in posti dove parlano un'altra lingua non mi piglia male registrarmi in giro e fare la pazzerella. Secondo me in un altro paese, anche in strada, mi registrerei tranquillamente con la videocamera. Comunque ci tengo anche a ringraziarvi perché nel primo video di YouTube ho ricevuto un sacco di commenti positivi. Onestamente posso essere onesta, non per fare quella che... Però veramente, cioè non me le aspettavo. Pensavo che risultasse una tipologia di video noiosa, perché a me piace un sacco questa tipologia di video, guardarla su altri canali, no? Cioè vedere proprio le cose un po' random, momenti della settimana un po' casuali. Quindi ho deciso di riportarla perché io in primis è un tipo di contenuto che... Ma sto diventando pelato? È un tipo di contenuto che apprezzo molto, però non sapevo se dall'altra parte anche chi guarda questi video potesse essere interessato. Per ora il feedback è positivo, quindi vi ringrazio. Mi ringrazio per non avermi insultato la mamma. Oh, sto brufolo prima non c'era. Sembra sempre che ho i capelli sporchi, ma raga vi giuro, li ho lavati ieri sera. Guardate come sono corti da lisci. Comunque, mi sono spuntati 2 brufoli giganti, non ho pianto stavolta però. È il 6 di aprile e stamattina ho deciso di utilizzare la giornata come... com'è che si chiama? Reset day. Ovvero una giornata in cui ci si sistema un attimo. E mi piace un botto farla perché mi do una sistemata completa dalla testa ai piedi. Quindi mi sono fatta una lista di cose da sistemare esteticamente. Tra queste cose ovviamente ceretta. Voi direte, ma fai sempre la ceretta? Sì raga, sì. Perché dopo una settimana divento lupo lucio, no? A questo punto faccio anche i baffetti. Non li faccio da una settimana e mezza e già sto iniziando ad assomigliare al nostro amico Adolfo. E poi devo tirare indietro tutte... Si chiamano cuticole, giusto? Che mi fanno un po' cagare così, ecco. Vabbè, ovviamente doccia. E una bella skincare della Madonna. Io a questo punto penso di concludere qua questo video, altrimenti non lo pubblico più. Mano a mano mi sto iniziando a sentire un po' più a mio agio con questo obiettivo enorme puntato in faccia. Quindi nulla, io vi ringrazio di aver visto questo video. Aspettate, io voglio concludere il video con una frase, perché anche lo scorso video l'ho concluso con una frase, però quella l'avevo, mi era venuta al momento. Ogni video verrà concluso con una frase motivazionale. Però era più bello quella che mi era uscita spontanea, così troppo forzato. Vabbè, frega un cazzo. Ok, ci sono. Sedetevi comodi. Non si può attraversare l'oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. Cheat. Cristoforo Colombo. Veramente di Cristoforo Colombo? Vabbè. Ciao!